Buonasera a tutti, io sono Roberta Lupoli e sono una farmacista. Oggi vi voglio ricordare, anche perché parleremo di storia, che oggi è la giornata mondiale del farmacista, quindi ricapita, diciamo, a fagiolo questa lezione, perché il 25 settembre in tutto il mondo si festeggia questa giornata per i farmacisti. Io oggi sono qui perché vi parlerò di storia della farmacia, però prima vorrei raccontarvi un pochino quella che, diciamo, è stata la mia esperienza personale, professionale, perché è un po' atipica. Visto che mi sono trovata l'altro giorno, quando c'era il presidente dell'ordine, il senatore Lettieri, e anche il dottor Mastroianni della FOFI, ho visto che vi ha presentato una slide con tutte quelle che sono le possibilità lavorative che si presentano a voi che vi affacciate a questo mondo lavorativo, diciamo, professionale. Io sono nata, diciamo, come farmacista di quelle private, nel senso che appena laureata ho cominciato a lavorare in una farmacia privata. L'ho fatto per tanti anni, diventando anche titolare, ma senza mai lasciare lo studio, nel senso che comunque nel corso degli anni mi sono specializzata in farmacia ospedaliera e successivamente ho fatto anche un corso di perfezionamento in farmacista di reparto e vari master, tra cui quello in farmacovigilanza, uno, diciamo, in gestione dell'emergenza, perché da un po' di anni sono presidente dell'Associazione dei Farmacisti Volontari di Protezione Civile della Puglia. E quindi, avendo fatto quest'ultimo master all'Università dell'Aquila lo scorso anno, sono, insieme ad un altro collega, penso unici in Italia, ad avere il titolo di disaster manager sanitario, cioè possiamo intervenire in tutte quelle situazioni di emergenza, laddove ad esempio quelle ci sono state durante il terremoto del centro Italia, potendo dirigere tutte le attività dal punto di vista sanitario e quindi essere a pari livello con i medici e tutti quelli che intervengono in queste situazioni. Questo per dirvi che non vi dovete fermare, ve l'avranno detto in tutti i modi e io in modo particolare penso di doverlo testimoniare, nel senso che dopo tanti anni di attività, peraltro fatta veramente con grande passione, perché ho continuato comunque anche per tradizione familiare, nel senso che mio papà insegnava qui nella facoltà di farmacia per tanti anni, è stato uno dei professori storici, nonostante quello non ho mai smesso di studiare. Questo dico anche a voi: dovete perfezionarvi in tutto quello che potete, perché la vita non sapete mai cosa vi riserverà. È un periodo particolarmente fruttuoso dal punto di vista lavorativo, non tanto forse per le farmacie private, perché avete visto cosa vi è stato raccontato, però ci sono tante altre possibilità e queste io vi dico di sfruttarle, per cui cercate comunque di immaginare che la laurea sia soltanto un trampolino di lancio, ma non un punto di arrivo, mai, assolutamente. Non lo è in tante facoltà, non lo è in tanti dipartimenti, però in particolar modo in questo, che è un mondo in continua evoluzione. Quello che mi sono proposta di fare oggi con questa lezione di storia, perché tra le varie passioni ho anche quella della storia della farmacia, è un po' un racconto, un volo nel tempo di circa 3.000 anni, per farvi capire che come farmacisti noi siamo veramente nati nella notte dei tempi. Ho voluto in qualche modo immaginare, questo mi è sembrato un percorso un po' atipico, quale potesse essere l'evoluzione della ricetta medica, che poi in fin dei conti è quell'atto che ci accompagna durante la nostra professione e nel quale noi svolgiamo in tutte quelle che sono le peculiari attività che sono proprie del nostro percorso di studi. Certo, è un percorso un po' volutamente, alle volte scherzoso, alle volte soltanto narrativo, però vi può far capire che in effetti essere, diciamo, nello stesso tempo figli e padri di un sapere può essere una cosa importante, può essere quello che ci può aiutare nei momenti di sconforto, può essere quello che ci può far sentire parte integrante di una famiglia, che è quella tutto sommato dei farmacisti. Perché io credo che dovunque si vada, anche se uno si presenta in un ambito dove è sconosciuto, e a noi è capitato nell'emergenza, diciamo, l'ho vissuto in prima persona quando siamo stati tra i primi ad arrivare ad Arquata del Tronto, dopo quel terremoto terribile che c'è stato nel 2016, la gente, ci identificava come sanitari, ci voleva al loro fianco. Quando siamo andati via dalla Tendopoli hanno raccolto delle firme per dire restate con noi, perché noi li aiutavamo in tutto quello che, diciamo, è la normale attività del farmacista, in quelle situazioni viene fuori. Per cui vi dico, ragazzi, in effetti
amate questa professione perché c'è tanto tanto da fare ogni giorno. Allora cominciamo con dire che questo mio percorso nella storia della farmacia è nato un po' di anni fa. Vediamo se vado avanti così. No. Ah. Com'è? Ecco qui. Nel 2010, appena ho lasciato la farmacia che avevo nella città vecchia di Bari, ho curato una mostra, prima nel sud Italia, che riguardava tutti quei reperti e tutto quello che era presente nelle farmacie pugliesi. È stata una mostra tenuta nel Castello Svevo di Bari, dove, promossa dal nostro ordine dei farmacisti, abbiamo potuto mostrare tutta una serie di albarelli. Cosa sono gli albarelli? Sono questi barattoli farmaceutici che sono proprio peraltro del nostro territorio. E ne abbiamo prodotti alcuni provenienti da collezioni private, prodotti nel territorio di Laterza e Grottaglie, che sono stati per la prima volta esposti in Puglia, veramente dei pezzi unici, molto belli, tanto che in 14 giorni, vi dico ragazzi, di esposizione, perché comunque eravamo, diciamo, proprio non avevamo mai fatto niente di queste cose, abbiamo avuto ben 5.000 visitatori paganti. Complimenti del direttore del Castello Svevo all'epoca, perché in effetti tanto interesse nei confronti di una professione che poteva sembrare in qualche modo, insomma, un po' misconosciuta o comunque non più trattata bene. Si sente tanto parlare, quando andate in farmacia si dice ormai è una professione discreditata. Beh, non è vero, nell'immaginario delle persone noi abbiamo una posizione importante, siamo dei professionisti e così continuano a vederci. Mi sono interessata della figura del farmacista anche nel cinema italiano, nel senso che nell'Accademia di Storia della Farmacia, della quale io sono socio, abbiamo presentato un lavoro scandagliando quella che era stata, diciamo, la figura del farmacista ripresa dietro le macchine da presa del cinema italiano a partire negli ultimi 60 anni. Bene, viene fuori comunque uno spaccato di questo professionista dalle primissime pellicole con Totò, che preparava nel retrobottega in un mortaio di pietra i suoi farmaci, a quello che invece accade oggi, ossia ci stanno rapine, ossia ci sta per esempio in un film che non era italiano, ma Paris Manhattan, nel quale la farmacista curava i suoi pazienti con la musicoterapia. Cioè, voglio dire, comunque i farmacisti sono stati sempre presenti e anche la macchina da presa ha colto la nostra figura professionale. Ma adesso entriamo in argomento. Abbiamo detto, parliamo della ricetta medica. Cosa dobbiamo dire? Che sicuramente si trattava di materia medica medicinale che era di tipo botanico all'inizio. E qui quello che vedete rappresentato è una tavoletta di argilla sulla quale sono state incise con dei caratteri che sono dei pittogrammi, che cosa? Proprio una vera e propria ricetta medica. Cosa c'era scritto? Le prime testimonianze sono quelle che giungono a noi a partire dal 1000 avanti Cristo. In particolare sono ricettari dove sul primo rigo vengono descritti i sintomi della malattia, a cui segue proprio la prescrizione introdotta proprio dalla frase per curare il paziente. Poi c'è tutto l'elenco delle piante da utilizzare, viene indicato come trattarle e anche come somministrarle. Quello che non viene indicato in questi antichissimi ricettari e il quantitativo, perché si basava su che cosa? Sulla pratica, sul fatto che queste, diciamo, antiche tradizioni venivano trasmesse soltanto oralmente dai sacerdoti, che erano gli unici depositari di queste cose. Dobbiamo arrivare al 668, circa intorno al 627 avanti Cristo, per trovare che cosa? Un re assiro, Assurbanipal, che ha regnato, diciamo, in questa zona a Ninive, attuale Iraq, dove praticamente venivano proprio utilizzati tutti quanti questi medicamenti. Vi sono migliaia di tavolette che fanno parte proprio della sua biblioteca e sono state ritrovate tra le rovine. Vi sono rimedi che vengono riportati contro tutte le malattie.
Ovviamente quella dei Sumeri era una farmacologia basata sull'impiego di resine, balsami, profumi e soprattutto di veleni, che poi ebbero grandissima parte in tutta quanta la medicina praticata sia dai vicini greci ma soprattutto dagli arabi. Alcune piante, ad esempio il sandalo, era una pianta utilizzata in tutte quante le sue parti, tanto che non solo venivano utilizzati, diciamo, i frutti, ma anche, diciamo, le fronde venivano impiegate con il senso, diciamo, in senso di trionfo per adornare le strade. Dobbiamo arrivare però. Questi, per esempio, erano alcuni esempi di pittogrammi. Dobbiamo arrivare però alla medicina praticata presso la civiltà egizia per ritrovare l'oggetto di questo nostro viaggio nel tempo, ovvero della ricetta. Qui la concezione biologica e sintomatologica che si spiaggiò nella polifarmacia e contribuì a porre le basi sulla futura materia medico-farmaceutica, poi greco-romana, era un patrimonio esclusivo dei sacerdoti. Veniva incisa con geroglifici sui papiri, che erano degli scritti sacri, e a questi avevano accesso soltanto gli iniziati. Tuttora è possibile vedere un papiro, questo papiro di Ebers, che è a Tebe in Egitto, che è un papiro che ha un'altezza circa di una ventina di centimetri ed è lungo 23 metri ed è rotolato in questa maniera, come vedete dalla foto. Anche un altro papiro, qui vedete l'albero del dattero del quale vi ho parlato prima, che è quello di Ers. Qui si parla già di tumori, cioè voglio dire, in ogni caso loro conoscevano con attenzione e riportavano nelle ricette quelle che potevano essere, secondo loro, tutte le possibili terapie. I papiri, se sono ritrovati a Tebe in una cassetta, ad esempio, contenevano formule magiche con prescrizioni ginecologiche e anche rimedi contro i dolori articolari. Questi ricettari, preziosi documenti di materia medica dell'antico Egitto, siamo oggi ancora in grado, come per mezzo della traduzione di questi, di ricostruire in che modo utilizzavano droghe vegetali, animali e minerali. Ad esempio, ricco e curioso è il repertorio delle droghe animali impiegati dagli antichi egizi che vengono riportati nei papiri. Il fegato d'asino, il sangue di vitello, guscio di tartaruga, escrementi di coccodrillo, pelle di ippopotamo, serpente, garzella. Il tutto ovviamente fa fesso riferimento anche alla magia, ritenendo che alle origini di molti mali ci fosse anche l'influsso dei demoni o altre superstizioni. Ovviamente la pratica della medicina egizia era intrisa di elementi religiosi e magici, ciò nonostante la loro arte influenzò nei secoli che seguirono l'evoluzione delle terapie e dei rimedi medicinali. Loro, ad esempio, sapevano perfettamente che il cuore era il centro della circolazione sanguigna e attraverso i vasi era collegato a tutto l'organismo, perché loro si dedicavano a questa dissezione dei cadaveri. Non può stupirsi quindi anche il loro conoscere i tumori, le fratture ossee e anche, diciamo, la descrizione di alcuni primi trattamenti chirurgici o interventistici. Ad esempio, loro erano in grado di praticare la tracheotomia utilizzando un pezzettino di bambù opportunamente posizionato e tagliato a becco di flauto. Vi leggo alcuni esempi di ricette. Mezza cipolla e la schiuma della birra erano considerati un delizioso rimedio contro la morte. Latte di vacca, grano e miele per la stipsi, che andava ridotta in poltiglia, setacciato e cotto e doveva essere assunto 4 volte al giorno. Un rimedio per il mal di pancia, che prescriveva meliloto e datteri da cuocere in olio e per ungere anche la parte che era dolente. Ma arriviamo alle origini greco-latine e successivamente a Roma. Un piccolo salto però nella mitologia greca conviene farlo, perché da Omero, Pindaro e Aristofane apprendiamo che l'arte medica era praticata da medici dei occupati soprattutto a curare ferite ma anche a proteggere i propri eroi. Il centauro Chirone, che dette origine ad esempio all'impiego delle erbe nella cura della salute e iniziò questa arte, Esculapio, in nome Asclepio, figlio di Apollo, un nome del quale vengono eretti dei templi. Molti di voi saranno stati in Grecia, non so quanti avranno potuto visitare Epidauro,
e qui hanno potuto notare che accanto vi era una costruzione che fungeva proprio da ospedale, all'interno della quale tuttora vi sono esposti tutta una serie di parti anatomiche, quasi come segno votivo di chi veniva trattato, in qualche modo curato all'interno di questi primi ospedali. Adesso mi fermerei solo un attimo per spiegarvi quella che è il simbolo di quelle che sono le due professioni mediche per eccellenza, quella del medico e quella del farmacista. Che differenza c'è tra il simbolo di Asclepio e quello di Hermes? Praticamente nel primo abbiamo un bastoncino attorno al quale vi è un serpente, che è simbolo di vita per la capacità di rinascita, soprattutto per che cosa? Per la perdita e il cambio completo della pelle. Diverso è quello che invece rappresenta la nostra professione, quella di farmacisti, dove che cosa? Abbiamo uno scettro del dio Mercurio, che è alato, che serve a simboleggiare il volere degli dei che erano in condizione di dirimire tutte le controversie, e significa equilibrio, laddove i due serpenti che si avvolgono intorno allo scettro rappresentano che cosa? Uno la dose terapeutica e l'altro la dose tossica, quella velenosa. Il farmacista, quindi, è rappresentato dal balzone alato che si pone al di sopra delle parti, in quanto conoscitore dell'una e dell'altra, ovvero della dose terapeutica e della dose tossica, velenosa, consapevole del giusto dosaggio. Molti altri dei avevano invece funzione, diciamo, di protezione o in grado di far capire quali potevano essere i poteri sananti, ad esempio delle erbe. L'uso dell'artemisia apparteneva a Minerva o a Diana, che ci ha fatto conoscere la matricaria camomilla. Proseguiamo il nostro viaggio del tempo ed arriviamo ad Ippocrate, considerato a giusta ragione il padre della medicina. E a lui dobbiamo l'aver trasformato che cosa? L'arte medica in vera e propria professione, facendo avanzare lo studio della medicina, ma sopra ogni altra cosa di aver riassunto le conoscenze mediche di tutte le scuole precedenti e di averle raccolte in maniera sistematica in un volume, il Corpus Hippocraticum, che vedete qui rappresentato. Con lui e la sua scuola iniziò anche l'uso razionale dei medicamenti e nascono come esperti raccoglitori di erme dei preparatori che sono i rizomatoi, tra cui possiamo ricordare Crateva. Chi era questo? Era il medico del re Mitridate, al nome del quale è legata che cosa? La produzione del più importante polifarmaco, la teriaca. Molti di voi ne avranno sentito parlare. Tuttora, per chi ha il piacere di andare a Roma o di andare a Venezia, è possibile ritrovare in quelle antiche farmacie, che sono patrimonio inestimabile della nostra Italia, dei contenitori anche altissimi, dei crateri, all'interno dove è conservata ancora la teriaca. Che cos'è? Teriaca dal greco significa antidoto, o dal sanscrito dove significa salva, ed è un elettuario. Visto che parlerete dopo di me di galenica col dottor Dalfino, l'elettuario che cos'è? È un preparato galenico semidenso ed è stato utilizzato fino al XX secolo. Una formulazione di questo polifarmaco la si fa addirittura risalire ad Antrobaco, medico di Nerone, che seguendo le indicazioni proprio di Mitridate aggiunse per primo all'interno di questo polifarmaco la carne di vipera. Perché? Si credeva nell'antichità che un animale che fosse in grado di produrre un veleno, ma di sopravvivere adesso, fosse in grado di produrne anche l'antidoto. Per cui immaginavano che mettendo in un medicamento la carne essiccata di vipera, in qualche modo sicuramente anche l'organismo che veniva trattato con questo medicamento trovasse poi in sé la possibilità di guarire. Vediamo com'era costituita. La teriaca era composta da carne quindi essiccata di vipera, valeriana, oppio di Tebe, pepe, zafferano, mirra, polvere di mummia, angelica, genziana, incenso, timo, tarassaco come componente amaro, matricaria come sedativo, succo di acacia come astringente, miele attico, liquirizia, finocchio, anice, cannella, cardamomo come carminativi, scilla e acaro bianco come componenti acidi. Tutti questi componenti della teriaca venivano invecchiati per minimo 6 anni e avevano validità di 36 anni dalla preparazione, una cosa inimmaginabile
Però c'è da dire che nei fondi di questi grandi crateri che ancora si possono trovare, in realtà questo elettuario è ancora quasi fluido, per cui effettivamente questi 36 anni sono stati molto di più. Andiamo avanti. Nel primo secolo d.C. a Roma abbiamo Discoride, che segue una pratica di medicina di derivazione prevalentemente greca. I rizomatei, di quali vi ho già parlato, quei raccoglitori di rizomi, cioè praticamente di parti di radici, cosa fanno? A Roma portano questi prodotti raccolti da loro in delle vere e proprie farmacie, che si chiamano taberne farmacie. Qui per esempio ne vediamo rappresentata una, dove si vendevano droghe di ogni sorta di medicamento provenienti da tutto il mondo. Arriviamo quindi a Plinio il Vecchio. Siamo nel 500 d.C. e vengono raccolte in questo Naturalis Historia delle ricette che provengono da ben 2000 opere. Viene descritto ogni genere di pianta, anche se vi sono prodotti esotici e rarissimi, e tanto che viene descritto anche il cosiddetto profumo regale, che a detta di Plinio era quanto di più lussuoso e vanesio fosse in commercio. Nel mondo antico, però, il più autorevole e studioso delle piante medicinali sicuramente è Claudio Galeno. Non a caso ancora, diciamo, utilizziamo la parola galenico, no? Mutuandola da lui. Di lui ci restano ancora 83 scritti, tra i quali il famosissimo De Simplicium Medicamentorum, nel quale sono descritte circa 500 piante medicinali. Con la decadenza poi invece del mondo romano e le invasioni barbariche si attraversa un periodo di sbarrimento anche nella scienza farmaceutica, che se non fosse stato per l'opera conservatrice del mondo islamico non sarebbe giunta fino a noi. Questa è l'opera di Claudio Galeno. Il popolo aramo, quindi, tra il VII e l'VIII secolo, ci fa sentire il suo influsso, coltivando le scienze e in un continuo lavoro di sintesi, ad Alessandria d'Egitto, comincia a prendere forma quella scienza alchemica sulla cultura scientifica occidentale e dal loro insieme di conoscenze e dall'utilizzo di droghe fino allora misconosciute e soprattutto grazie a procedure per lavorarle in modo particolare, parlo per esempio della distillazione, l'alambicco, compare soltanto adesso, prima non se ne conosceva l'utilizzo, droghe come noce moscata, chiodi di garofano, canfora, aloe, benzoino, bergamotto, entrano a far parte di ricette medicamentoso e l'uso della distillazione con l'alambicco permette di ricavare oli essenziali e di ottenere la cosiddetta quintessenza. I medici di lingua araba quindi traducono e diffondono tutte le opere di Claudio Galeno e iniziano uno studio sistematico di tutte le piante medicinali, diffondendo largamente tutte le conoscenze e le metodiche di preparazione mediante testi didattici scritti in arabo, ma che ottenevano dei disegni così finemente miniati e spesso, diciamo, erano dei veri e propri erbari, quindi contenevano le piante essiccate, che accanto ai bestiari e ai lapidari rappresentano uno strumento formidabile di diffusione della cultura medica in tutto il mondo. Con i canoni di Avicenna, che fanno parte di questa collezione, che appartenevano a Dibusina, siamo nel 980, circa 1000 d.C., si disse che lui scrisse la Bibbia dei Medici. E praticamente nell'undicesimo secolo le droghe aromatiche erano ben oltre 700. Ma proseguiamo questo nostro viaggio del tempo. E arriviamo praticamente in Italia, dove la leggenda narra che nel IX secolo, a Salerno, casualmente si incontrarono quattro personaggi: un cristiano, un greco, un ebreo, un arabo, che sembra una barzelletta, ma no, così non è. Ed insieme cosa fecero? Misero insieme il loro sapere, fondando una scuola di medicina, la scuola salernitana. Questo per dire che per circostanze legate alla posizione felice della città di Salerno, che intratteneva soprattutto scambi proficui non solo commerciali, ma anche dal punto di vista delle conoscenze, nacque, diciamo, il culto per l'insegnamento della medicina e delle arti ad esse connesse. La scuola salernitana fu quindi il primo esempio di sincretismo fra pensiero scientifico occidentale di origine greco-latina e quello orientale,
ed il fondatore e dal fondatore dell'Università di Napoli, il nostro Federico II, si deve poi la separazione definitiva nel XII secolo delle due professioni, quella del medico da quella del farmacista. Il prodotto di questa scuola salernitana è il famoso che cosa? Il regimen Sanitatis Salernitanum, che con il successivo avvento in Europa della stampa può finalmente trovare diffusione in tutta la, per in buona parte del mondo del Medioevo. Venne introdotto soprattutto il regime nelle scuole monastiche che vedono proprio a Salerno alla fine del XIV secolo la nascita del primo orto botanico del mondo ad opera di un cultore di questa materia, Matteo Silvatico, il quale è stato autore di questo Opus Pandectarum, che era stato scritto appositamente per medici e farmacisti che vengono chiamati aromatari. Queste opere contengono descritte ben 487 specie vegetali ed i nomi sono riportati, guardate bene, sia in arabo, sia in greco che in latino, con tutte le relative proprietà terapeutiche. Vi ho parlato dei monaci ed in effetti i monaci hanno fatto che cosa? Hanno avuto la grandissima, il grandissimo merito di creare questi orti dei semplici, orti botanici, semplici perché semplice significa medicinale, prima venivano, coltivati per uso diciamo loro interno, ma poi piano piano si sono anche estesi alla cura delle persone che abitavano nei territori vicini ai conventi. Ecco quindi che a questo lavoro di produzione si aggiunge anche quello degli scriptoria, cioè quelli che redigevano e copiavano gli amanuensi, che copiavano tutti questi manuali. A questo punto l'enorme quantità di opere in circolazione e soprattutto i numerosi ricettari esigevano necessariamente una disciplina, anche perché la prescrizione del medicamento era poi lasciata alla totale discrezione dello speziale. Nasceva la necessità di disciplinare secondo regole ufficiali, di codificare anche correttamente la coltivazione e l'uso delle droghe sotto un controllo rigido delle autorità, e questo portò necessariamente a rifinire gli ambiti di attività degli speziali. Il primo tentativo quindi di uniformare tante cose e quindi quella che può essere considerata a giusta ragione la prima farmacopea ufficiale del mondo è il ricettario fiorentino che fu stampato, fu prodotto agli albori del Cinquecento. L'opera è divisa in tre libri, contiene anche le norme per la raccolta, la preparazione e la conservazione delle droghe. Siamo di fronte alla codificazione ufficiale delle operazioni relative alle piante medicinali manipolate e vendute in farmacia. Il merito grandissimo di questo ricettario fiorentino fu quello di iniziare a definire una sorta di elenco ufficiale al quale uniformarsi con un elenco dei medicamenti che devono essere presenti nelle officine farmaceutiche e le regole di preparazione e conservazione. L'imponente lavoro svolto anche per raggruppare le specie diverse della stessa pianta sotto un'unica voce è stato fatto in questo lavoro. In sostanza, questo codice stabilivano quali erano i medicamenti utili alla salute pubblica, ne definivano i compiti dello speziale in modo da separare definitivamente la sua figura, ad esempio, da quella dei droghieri. E siamo arrivati al 1550. Dove praticamente dobbiamo all'opera di un medico goriziano, Andrea Mattioli, la pubblicazione dei commentari a Discoride, che per la prima volta è scritta in volgare, quindi praticamente è leggibile, intellegibile da tutti. Come sapete, il latino era una lingua che poteva essere capita, non abbiamo più il problema del greco, non abbiamo più il problema dell'arabo, ma facendolo in lingua volgare diventava fruibile per tutti. E qui mi fermo perché penso di avervi tediato abbastanza. Vi ho riportato soltanto quelle che sono ancora in uso oggi, delle abbreviazioni che si, per chi nella galenica penso ve le presenterà adesso il dottor Dalfino, che si utilizzano ancora sia per quanto riguarda il dosaggio sia poi per quanto riguarda ad esempio delle abbreviazioni che significa prendi, ad esempio PR che sta per recipe. In conclusione, cosa vi voglio dire? Soltanto questo.
La storia è quella categoria di pensiero che è fonte inesauribile di riflessione, di educazione, è forza che spinge in avanti, è senso di una vita, vita come quella del farmacista che spesso passa misconosciuta, ricca di significati, densa di pluralità, parte cospicua della grande storia scientifica, civile, economica, politica e sociale di tutti i tempi. E concludo con Goethe. Nessuno sa la propria professione se non ne conosce la storia. Grazie.